direttore cucina, dalle immagini che abbiamo visto, sembra uno stallo d'ala, insomma, questa è la pare che abbia causato la tragedia. Dall'immagine che ho potuto vedere appena ora sembrerebbe qualche cosa, un incidente tecnico che è successo. Fatto sta che purtroppo si sono perse due vite umane nell'esercizio delle loro funzioni e questa è una cosa veramente brutta. Quanti sono i canadari impegnati nella regione in questo momento? Ma non sono tanti perché, come sapete, la stagione antincendio è finita. Purtroppo a causa di questo clima impazzito, in queste giornate abbiamo diversi incendi e diversi canadieri impegnati. Purtroppo questo ha avuto questo brutto incidente in questa zona che comunque è molto impervia. Ora poi saranno i tecnici a dire che cosa è successo, fatto sta che c'è stata questa perdita di vite umane.